Signore e signori, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Conak. Gentilissimo pubblico, con le note del nostro inno nazionale, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona, diretta dal maestro Enrico Roccato, vi augura buon pomeriggio e vi ringrazia di essere presenti per testimoniare il valore culturale delle bande musicali nella divulgazione della musica per decenni, quando ancora la radio era lontana a venire, un lusso per poche famiglie. La banda di Cona è presente sul territorio da oltre 155 anni ed ancora opera nello spirito tradizionale e popolare, come avrete modo di ascoltare tra un po', e come coronamento il 10 dicembre 2018 ha rappresentato al Teatro Comunale Abbado di Ferrara un brano inedito del compositore ferrarese Timoteo Pasini. Sento il dovere di ringraziare Giampaolo Borghi che ci ha coinvolto in questa iniziativa ed il Museo Agricolo Ferrarese che ci ospita anche in ricordo dei nostri fondatori, possidenti terrieri nel paese di Cona, quindi vicini. Io sono Daniela e ho il gradito compito di intrattenervi illustrando il repertorio in programma. È nostra intenzione proporvi in questo incontro alcune composizioni del musicista a cui è intitolata la nostra banda. Pertanto iniziamo con un brano tratto dall'opera verdiana più rappresentata nel XIX secolo e rimasta un po' in ombra negli ultimi decenni. La trascrizione del 1930 ad opera del maestro Ugo Giori, direttore della banda di Cona per molti anni, ci farà rivivere la carica irredentista che fu propria degli italiani che vissero il Risorgimento. Dal terzo atto dell'opera Hernani di Giuseppe Verdi, ascoltiamo Si ridesti il Leon di Castiglia. Thank you.
direzione del nostro gruppo bandistico, come vi dicevo prima, è affidata al maestro Enrico Roccato, nato a Stanghella in provincia di Padova e nel cui conservatorio si è diplomato in tromba nel 1979. Dal 2017 ci guida con tanta passione e grande capacità. E ora, per continuare il pomeriggio musicale, proprio il nostro maestro Roccato ha scelto un lavoro del grande musicista di Pesaro, famoso in tutto il mondo per le sue opere e le sue innovazioni musicali, del quale eseguiremo una brillante composizione del 1852, caratterizzata da una vivacità ritmica e dalla tipica cantabilità propria dell'autore. Di Gioachino Rossini vi proponiamo Una marcia per il sultano. Thank you.
la banda di Cona ha sempre offerto con orgoglio l'ascolto delle marce e oggi vogliamo proporvene tre che appartengono a questo folklore. Il primo brano è una marcia tipica per banda composta dal giovane maestro Antonio Petrillo, nato a Salerno il 6 giugno del 1986. All'età di soli 4 anni viene avvicinato alla musica dal padre e nel 2005 consegue il diploma in tromba. Dal suo vasto repertorio abbiamo scelto lo scoppiettante brano dal titolo Gran Varietà. Il maestro Doppel è autore della seconda marcia dal titolo Britannia, che propone un clima sì marziale, ma addolcito dal suono del glockenspiel. Concluderà questo inciso di musica popolare ancora il maestro Petrillo, autore di una marcia dal titolo molto accattivante, Piccola Parigi. A lei il podio, maestro. Thank you.
vi proponiamo ora l'ascolto dell'adattamento per banda del quarto ed ultimo movimento della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. È una musica festosa, scintillante di colori argentini, che accompagna l'uomo nel suo cammino, ma è innanzitutto un grandissimo messaggio di pace e di amicizia. La melodia intonata in questo inno è stata riconosciuta nel 1972 inno dell'Unione Europea. Il maestro Roccato dirige Inno alla Gioia. Consuetudine anch'io di presentare i musicisti che con il loro impegno mantengono viva la gloriosa banda di Cona. Cominciamo con il flauto. Nadia Mologni, Caterina Malavolta, Antonio Ferrulli, Graziano Mantovani, i clarinetti Vita Alba di Cristina, Federico Cavalieri, Luciano Mazzanti. Doppio applauso al nostro presidente Werther Montanari, Stefano Zanella, all'oboe Diana Tacchini, sax contralto Elisa Bruni e Gerardo Gussi. E adesso spero di non sbagliare, sax baritono Oleg Andreatti. Per
perché suona tutti i tipi di sax. Ai plicorni, Carlo Furini, Massimo Berveglieri, Sergio Secchiero. Passiamo alle trombe, Carmelo Casella, Francesco De Paola, Alberto Zecchi, al trombone Sofia Manno, corno Francesco Rizzuta, tricorno contralto Giuliano Gallerani. Questo nome lo dico sempre piacevolmente, perché tutte le sere devo andare a casa con lui e allora devo trattarlo bene. Ai bassi, Germana Assisti, Sebastian Istok. Alle percussioni, Roberto Parolini, Enrico Vanzo e Leonardo Zecchi. E naturalmente il maestro Enrico Roccato. Ed ora dobbiamo riprendere con la musica e vi proponiamo un'altra composizione del grande vecchio di Busseto. Del grande maestro Giuseppe Verdi abbiamo scelto un valzer a suo tempo dedicato alla contessa Clara Maffei, del cui salotto era assiduo frequentatore. Il manoscritto originale è stato ritrovato presso una libreria antiquaria romana. Si tratta del valzer di Giuseppe Verdi, sulle cui note ballarono una affascinante Claudia Cardinale e un insuperabile Burt Lancaster nel film di Luchino Visconti. Lo sapete tutti, il gatto pardo. Il titolo lo sapete? Ve lo dico io. Valzer brillante. Thank you.
Nino Rota, compositore influente e prolifico della storia del cinema italiano del Novecento, iniziò a comporre all'età di soli 8 anni. Fondamentale nella sua carriera fu l'incontro con il regista Federico Fellini, col quale collaborò a lungo scrivendo le musiche di numerosi film, tra cui La strada, La dolce vita, 8 e mezzo e moltissimi altri. Oggi vi proponiamo un brano tratto dalla colonna sonora del film Amarcord. Questo pluripremiato lavoro del geniale Fellini ha nella musica che accompagna le scene del film un fantastico supporto d'effetto. Ascoltiamo Amarcord. Compositore austriaco Michael Geisli, nato nel 1979 a Tux nel Tirolo. Comincia giovanissimo a studiare tromba e prosegue il percorso accademico ad Innsbruck. Nel frattempo si indirizza anche alla carriera militare. Dalla gennaio 2018 è direttore della Polish Music Tirol. Dal suo vasto repertorio vi proponiamo Fanfare Festive.
Restiamo in clima di musica europea per ascoltare un lavoro del musicista olandese del Novecento Henk van Linschoten, autore di diversi brani per banda, nonché molto attivo nel proporre nuovi metodi di insegnamento della musica ai bambini. Con lo pseudonimo di Ted Hughens ha composto un brano nel quale si contrappongono armonia classicheggiante e ritmo decisamente moderno. Il titolo del brano è Choral and Rock Out. Thank you.
musicisti si ispirano diversi questa volta, diciamo i nomi. Solisti, ma in questo brano sono stati un po' tutti solisti, perché avete sentito che il carattere rispetto ai brani precedenti era un po' diverso, il ritmo era più spinto, più veloce, quindi sono stati bravi, i solisti sono stati praticamente tutti quanti, grazie. Il pomeriggio musicale purtroppo volge al termine, ma prima dell'ultimo brano noi vorremmo ringraziare voi che avete partecipato con entusiasmo e ci avete ascoltato e gratificato con i vostri applausi. Ringraziamo ancora Giampaolo Borghi, la direzione ed il personale del Museo Agricolo Ferrarese per questa splendida iniziativa nata per mantenere viva alle nuove generazioni la conoscenza delle nostre origini e presentando il passato nostro e anche vostro attraverso gli oggetti e gli attrezzi di lavoro dei nostri avi. Vogliamo ringraziare la signora Silvia Casotti che, dopo aver pubblicato nel 2018 il nostro libro sulla storia della banda di Cona, ha fatto da intermediaria per la realizzazione dell'evento odierno. L'ultimo ringraziamento al Comune di Ferrara, che crede nel nostro operato e ci sostiene nella nostra attività. E ci auguriamo naturalmente, come sempre, di poter ritornare in manifestazioni che abbiano questo spirito e questa valenza. Concludiamo con la proposta musicale frutto dell'estro di John Moss, compositore e arrangiatore statunitense. Nel brano che andremo ad ascoltare, l'autore ha saputo creare un'atmosfera magica miscelando colonne sonore di film di grande successo che saprete sicuramente individuare. Il titolo di questo mix è Great Movie March. Thank you.
Allora, con questo brano torniamo un po' alle origini. Ci siamo spinti fino alle, a queste colonne sonore un po' tratte dai film di Disney, eccetera, eccetera. Adesso torniamo un po' alle origini con una marcia che appartiene, insomma, all'animo per la banda di Cona. Ed è una marcia brillante come quella di prima, che si chiama Monviso. Le partiture che si ribellano tanto, sì. Brava, arrivederci a tutti e buonasera. Grazie per essere stati qua con noi.